Marcello Muro, siamo all'ingresso della Villa Comunale Falcone Borsellino per una commemorazione importante. Oggi ricorre l'anniversario della strage di Capaci. È una commemorazione importante non come commemorazione retorica, ma come impegno di chi voglia amministrare. Molto spesso la criminalità organizzata interviene nella vita amministrativa degli enti, anche grazie a silenzi, ambiguità, ipocrisie degli amministratori. È questo che bisogna evitare. Per questo motivo la presa di posizione deve essere netta e chiara. Non si aiuta oggettivamente la criminalità organizzata solo prendendo un ruolo attivo. Molto spesso la si aiuta anche facendo finta di non vedere e di non capire. Oggi è una giornata assolutamente importante. Ricordiamo l'uccisione di Giovanni Falcone, magistrato che ha dedicato la sua vita allo Stato ed è morto servendo lo Stato. Questi sono esempi che noi non possiamo dimenticare e che dobbiamo ricordare ogni anno. La memoria cammina sulle nostre gambe ed è assolutamente importante ricordare il servizio che hanno dato queste persone allo Stato. Dispiace e non voglio entrare in polemica quello che è successo al governo negli ultimi mesi, dove decine e decine di boss sono stati scarcerati da un ministro della giustizia assolutamente incompetente. Avvocato, lei è intervenuto qualche giorno fa per sollecitare l'amministrazione a riaprire quello che è lo sportello anti-racket. Io ho ripreso una sollecitazione del prefetto, una giusta sollecitazione del prefetto. La lotta alla criminalità, la lotta per la legalità deve essere fatta di comportamenti concreti quotidiani. In questo momento cosa serve? Vicinanza alle aziende, vicinanza ai piccoli imprenditori, vicinanza ai commercianti, vicinanza agli artigiani, vicinanza a chi è a rischio di usura e chi è a rischio di taglieggiamento. Non tenere aperto lo sportello anti-racket in questo momento è grave. Non basta solo questo, ma in questo momento non c'è nemmeno questo. Avvocato, una piccola nota a margine. Lei ha invitato i cittadini nel corso della diretta per la commemorazione a condividere un fiore in memoria Sì. dell'accaduto. Però non sono mancati commenti che hanno notato come la targa che porta il nome della villa sia allocata al di sopra dei bidoni Sì, per l'interno. purtroppo sì. Questo è un dato di fatto, tant'è vero che noi la corona l'abbiamo messa non a fianco alla targa, ma sul portone della villa perché non potevamo metterlo lì, non era il caso. Sicuramente non è una cosa voluta, sicuramente anche questo, come dire, è un piccolo indizio, è un piccolo sintomo, purtroppo è così. Io ga